E ragazzi, sono nella sala dell'aspetto della NetJet, una bellissima location, e ho ricevuto un altro po' di domande di tutte quante le tipologie da parte vostra, e quello di cui volevo parlare, però quello che volevo dirvi è che quando facciamo tutto questo lavoro per il marketing e così via, stiamo cercando ovviamente di migliorare le condizioni eccetera, lo facciamo non soltanto per lo scopo di creare più soldi eccetera, e questo avverrà di sicuro, ma anche proprio per innalzare la qualità della vostra vita, affinché sia proprio più piacevole. Dobbiamo cercare di andare in questa direzione, dobbiamo cercare di avere un maggior quantitativo di momenti eccezionali e ricercarli, e cercare proprio di essere felici, di far sì che le cose vadano bene. Qualche tempo fa stavo leggendo un libro, si chiama Illusioni, il libro l'ha scritto Richard Bach, e a un certo punto di questa storia quello che è diventato chiaro per me, avevo 14 anni quando l'ho letto, e per me è stato un momento di cambiamento importante, è stato che wow, è molto più facile essere tristi, le persone sono molto più disposte a essere tristi, ad andare verso il sacrificio, che a essere felici. E tu mi direi no, aspetta, no, non è così. Ma pensa a questo, se ti venisse chiesto di fare qualcosa di molto difficile per una causa molto importante, saresti disposto a fare qualsiasi cosa? Normalmente a queste domande le persone rispondono sì, se la causa è veramente importante, se quello che sto cercando di ottenere è veramente importante, sono disposto, capito, a lavorare, a stancarmi, a fare fatica, a passarci attraverso, dolore e così via, no? Ok. E se la cosa da fare, se la cosa importante da raggiungere fosse essere felice il più possibile ogni giorno, cosa saresti disposto a fare? Capisci che normalmente quando pensiamo di raggiungere degli obiettivi di particolare grandezza, di particolare importanza, pensiamo allo sforzo e al sacrificio che ci deve essere per poterli ottenere. E certo, lo sforzo e il sacrificio fanno parte del gioco, ma se il vero obiettivo fosse di lavorare ogni giorno per cercare di creare il maggior numero possibile di momenti di felicità, se quella fosse la direzione, che cosa faresti? Come organizzeresti la tua vita? Che cosa vorresti fare? E la risposta è che niente, vorrei semplicemente passare la giornata a fare niente, andare in giro. Non è vero, ti annoieresti, non ti piacerebbe affatto. Vorresti fare qualcosa di diverso, ma cosa puoi fare per avere dei momenti di grande piacere, di grande gioia tutti i giorni? Come puoi organizzare la tua vita in questo modo? Adesso ci prendiamo un altro caffè. Okay. Hi, can you please have another coffee? Coffee? Yeah, an espresso macchiato. Espresso macchiato? Yeah, thank you. Come si può fare questo, capisci? L'obiettivo è riuscire a spingere sempre di più ogni giorno per creare momenti eccezionali. E se tu cominci a guardare la tua vita in questo modo e cominci a fare delle scelte che sono scelte eccezionali, un sacco di cose cambiano. Per esempio, una delle mie regole che ha portato grandi risultati all'inizio della mia carriera, io lavoravo con chiunque mi chiedesse di fare del lavoro di marketing o di aiutarli, li prendevo come clienti. E poi ho scoperto che questo era un errore. Facendo questa direzione, quella direzione lì non mi ha portato a viaggiare su aerei privati o a vivere la mia esistenza al livello in cui volevo. Quel tipo di approccio mi ha portato ad avere clienti che mi davano un sacco di problemi, persone il cui scopo non era espandersi, persone che purtroppo per come la loro vita era gestita volevano dare la colpa a qualcuno, volevano cercare di creare problemi. E quello ti porta in una strada in cui la tua vita diventa uno stress costante. Quando apri la mail dici oddio, chissà che cosa cavolo c'è questa mattina, no? E non è piacevole affatto. E per esempio quando io ho cominciato a cambiare il mio punto di vista e a ritornare a quelle che era stato questo punto di vista di cui ti ho appena parlato, ovvero ok, ma come posso orientare la mia vita per essere felice ogni giorno? Io ho cominciato a non lavorare più per certe persone. Thank you so much. Welcome. Your coffee is awesome, by the way. Perfect, thank you. Thank you. E il tipo di vita che conduco e quello che faccio è una cosa che puoi avere tu tranquillamente. Guardate che lavorare per migliorare, progressivamente far crescere, migliorare la propria vita non è una cosa incredibilmente difficile, è una cosa che si può davvero fare. Però il punto di vista da cui si parte è ok, comincia a orientare la tua vita a guardare ok, ma chi è il mio cliente ideale? Con chi voglio avere a che fare?
come voglio lavorare? Qual è la relazione che voglio stabilire? Ti accorgerai che magari non tutti i tuoi clienti corrispondono a questo e magari dovrei licenziare alcuni dei tuoi clienti. Ma ti stanno rendendo la vita miserabile. Quindi capisci che se uno si tiene i clienti che ha perché se no non sopravvive, perché non sa come fare ad averne altri, questo è un problema che andremo a risolvere col marketing. Ed è anche vivere in quel modo è un po' una schiavitù, perché diventi schiavo del cliente, no? E tu non vuoi fare una vita di questo genere. Io l'ho fatta, quindi ne ho esperienza. Tu non vuoi quel tipo di vita lì. Adesso sono molto selettivo nelle aziende con le quali lavoro, perché voglio essere sicuro che loro vogliono vincere, che loro si vogliono prendere la responsabilità di giocare con me il gioco e che abbiano il motore necessario per poter spingere, capisci? Quindi, beh, questa era la mia riflessione. Dopodiché, quando saremo a bordo dell'aereo, vi faccio vedere l'aereo e poi parliamo di un altro po' di cose legate al marketing. Lo scopo del marketing è creare domanda. Se il tuo prodotto è un prodotto vincente, possiamo davvero creare domanda. Se il tuo prodotto è un prodotto che hai creato affinché sia superiore agli altri prodotti, allora stai facendo veramente un buon lavoro e dobbiamo solo comunicarlo all'esterno, capisci? Devi solo essere un po' migliore, 2-3% migliore di tutti. Devi essere 2-3% al di sopra di tutti. Il tuo prodotto deve consegnare un livello 2-3% superiore a tutti. Dopodiché lo rendiamo comunicabile, facciamo sì che le persone lo possano percepire. Nel prossimo seminario che vedrete martedì parlo di quello che si chiama il valore percepito. E il valore percepito è una chiave che può causare grandissimi risultati nel vostro marketing, perché se voi fate una cosa incredibile ma non è percepita, è come se non esistesse. È come dire, io cerco di fare dell'innovazione. L'innovazione è innovazione solo se viene adottata. Se tu hai creato una cosa completamente nuova che nessuno usa, non hai innovato, perché non viene adottata, no? Quindi innovazione è innovazione se viene adottata. Il valore è valore se viene percepito. Se no tu fai un lavoro incredibile, completamente non percepito, e il risultato poi è irrilevante, capisci? Ok ragazzi, ci vediamo a bordo tra un pochino. Ok ragazzi, stiamo entrando adesso, siamo arrivati adesso al prossimo jet e questa è la vita del marketing. Non è un jet particolarmente grande, ma vogliamo soltanto un'ora e mezza, una cosa del genere. Abbiamo conosciuto il capitano e probabilmente dovremmo organizzare una cosa tipo, voglio organizzare degli eventi anche per voi affinché si possa lavorare insieme, andiamo in dei posti incredibili, facciamo delle cose, faremo delle cose veramente belle ragazzi. Nel frattempo non smettete mai di sognare e la qualità della vostra vita può essere così incredibile e ci vuole così poco, bisogna solo cambiare il punto di vista, capisci? Ok, il capitano sta salendo a bordo, ci prepariamo e tra poco si parte. Vi faccio un video poi mentre stiamo volando, così facciamo un po' di altre riflessioni tutti insieme, ok? Per il momento sono felice di arrivare in Italia e voglio vedere il maggior numero possibile di persone. Ok, ciao.